Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Mayday News. Oggi il libro di Antonio Del Gaudio ci dà l'opportunità di parlare di musica. Antonio Del Gaudio, ospite oggi a Mayday News, benvenuto. Ciao, buonasera a te e a tutti i nostri amici. Allora, Antonio, ci parlerai di questo tuo primo libro. Da musicista ti sei cimentato, insomma, nell'impresa di realizzare un libro che però parla di musica. Cominciamo dal titolo. Tutta l'orchestra, minuto per minuto. Che cosa ci racconti in questo libro, Antonio? È un libro, un racconto lungo, parossistico, in cui ho immaginato la società contemporanea ribaltata, ovvero in Italia ostaggio della cultura, proprio così, ostaggio della cultura, dove il governo finanzia costantemente eventi culturali, costruzioni di auditorium e in particolare concerti di musica classica fondamentalmente. In questa Italia c'è il campionato di Serie A per orchestra, quindi gli stadi non sono più scenari per partite di football, ma bensì per il campionato di Serie A di orchestre. Anche Napoli, che è una città importantissima in Italia, ha una sua orchestra che sta quasi per vincere, che non annunciamo il finale, il suo primo scudetto di Serie A. In questa società ribaltata, se i musicisti sono ricchi, famosi, coccolati dai tifosi, perché lo stadio è stracolmo di tifosi, esperti conoscitori di musica, diciamo dall'altra parte della medaglia ci sono i calciatori che, ahimè, sono dei disadattati, che non godono assolutamente nessun tipo di favoritismo da parte dei media. E per vivere, per sopravvivere, si sono inventati, il protagonista, Saverio Giulio, si è inventato quello di fare un'attività particolare, eseguire dei palleggi ai matrimoni. Quindi, Antonio, ma questo non vuole essere, insomma, tu hai sottolineato in alcune presentazioni che questo non vuole essere un libro contro il calcio, ma un libro che parla di passioni, cioè la passione per la musica e la passione per il calcio. Come si evince tutta questa passione? si evince, diciamo, io sono partito molto semplicemente dall'esperienza mia personale, cioè anche mio padre mi ha portato alla scuola calcio, poi mi portò anche alla scuola di musica, poi la mia vita ha preso diciamo, il percorso del musicista. Sulla passione, perché entrambi, il mondo del calcio e il mondo della musica, sono sorretti sicuramente da chi appartiene a questi mondi, chi intende entrare in questo mondo. Da tantissimi sacrifici per poter fare il musicista, devi, per poter diventare un musicista, devi fare un percorso durissimo, come anche il calciatore, e solo la passione può sorreggere sacrifici enormi. Senti, questo libro già ha già avuto due presentazioni, noi abbiamo seguito queste presentazioni, anzi abbiamo anche delle immagini che possiamo mostrare come contributo. Che tipo di esperienza adesso porti a casa dopo aver fatto queste due presentazioni? Ah, esperienza bellissima perché io con questo libro amo dire che è una provocazione gentile. Diciamo, più volte mi hanno detto che era stato anche visto con un libro di scatto, chiaramente qui sono stati i musicisti che mi hanno detto questo. L'esperienza è che è incredibile, cioè da dove ti giri ti giri c'è fame di cultura, c'è fame di sapere. Dove mi giro trovi persone che dicono ma magari la musica avesse lo stessa o almeno in parte un po' di notorietà, un po' di visibilità, della visibilità che ha in questo momento storico lo sport, ma in particolare il calcio, dove veniamo inondati costantemente, quotidianamente,
da Quindi eventi tutto il senso. calcistici. Antonio, nella prima presentazione che è avvenuta alla FNAC, noi stiamo guardando anche un po' di immagini, c'è stato insomma l'intervento di persone di un certo rilievo e anche due ospiti che hanno interpretato i tuoi due personaggi. Come puoi raccontare questa esperienza vissuta così con questo tipo di presentazione? Ora, la presentazione chiaramente, diciamo, risulta un po' la quintessenza delle mie esperienze, il mondo della classica da quale provengo, ma sicuramente anche il teatro canzone. Quindi la presentazione non ricalca il cliché usuale della presentazione, quella che rimane un po' nell'immaginario collettivo. Ci sono un attore violinista, un attore cantautore che si è prestato al ruolo del personaggio del calciatore, e quindi durante, diciamo, la moderazione della presentazione e la lettura di alcuni brani dal testo, la presentazione conclude con le prestazioni reali, concrete, di quello che poi avviene nel libro. Quindi il violinista suona un brano dal suo repertorio classico, il calciatore cosa fa? Palleggia, e il pubblico con delle palette, in modo forse grottescamente ironico, dà un voto, ovviamente, ahimè, per chi ci ascolta, che è appassionato di calcio, dice il musicista. Quindi ecco una presentazione che trasversalmente mi attraversa dal mondo della classica al mondo del teatro canzone. Sì, noi infatti fra l'altro stiamo vedendo delle immagini anche della seconda presentazione che è avvenuta al Cheste, dove erano comunque sempre presenti sia Roberto Albin che Valerio Sgarra che hanno fatto da, come dire, personaggi, hanno interpretato i tuoi personaggi all'interno del tuo disco. Diciamo anche che questo disco è possibile seguirlo su internet, noi abbiamo creato una pagina apposta sul nostro sito per poter far accedere tutti coloro che vogliono avere notizie più dettagliate anche per poterlo acquistare online, perché questo disco è possibile anche acquistarlo online. Diciamo anche che l'etichetta che ha, le edizioni che hanno stampato questo disco sono la Bupen Led, insomma un'edizione, una casa editrice che si è preso anche poi il carico di stampare un libro, insomma, in questo periodo dove l'economia non certo gode di grandi interessi, insomma. Nel libro sì, però. Nel libro sì, effettivamente. D'accordo, allora Antonio, grazie di essere stato nostro ospite, ci rinviamo a un prossimo appuntamento per parlare anche di altri argomenti relativi alla musica. Grazie a te chi ci ascolta e confermo la tua puntualità come giornalista e operatore culturale della città a essere vicino a tutto quello che accade sul territorio campano e non. Ancora D'accordo, grazie. grazie. E quindi con il libro di Antonio Del Gaudio oggi abbiamo parlato di musica.